Ciao! Io sono Anna. Io sono Daniele e benvenuti o bentornati nel Cigno e il Grifone. Nel nostro canale troverete riproduzioni, recensioni e artigianato antico, principalmente a tema medievale, ma comunque antico. E come ci piace sempre ripetere, è meglio vivere il Medioevo piuttosto che parlarne solamente. Come avevamo anticipato l'altra volta, nell'altro video che vi lasciamo qui sopra, andatelo a vedere se non l'avete visto, parleremo degli abiti femminili. Non essendo sarti, come abbiamo detto nell'altro video, non andremo a parlare nel dettaglio tecnico del vestito, dell'abito medievale, ma semplicemente ci limiteremo ad utilizzare i nostri abiti storici, quelli che usiamo sempre nelle rievocazioni o nei video che registriamo, e nel dire come ci troviamo con ognuno di essi, come abbiamo fatto l'altra volta. Qui abbiamo un'idea base dei vestiti che si utilizzavano o che utilizzavano comunque le donne. C'era, come già specificato l'altra volta, una differenza sostanziale nel rango di appartenenza, quindi bisognava mostrare quanti soldi si avessero e quanto potevi spendere quindi per un abito. Come intimo, la base per tutte le donne era una casacca unica come questa. Non è per forza bianca, ma semplicemente anche di colore panna, comunque chiara di colore. Come potete vedere ha una forma molto semplice, cade esattamente addosso alla persona. Perché? Perché non bisognava mostrare ovviamente troppo le curve. Questa cosa andrà via via peggiorando, man mano che la Chiesa stringerà, diciamo, con le limitazioni sempre di più le persone, gli abiti, soprattutto quelli femminili, dovevano essere sempre meno succinti per mostrare meno le forme che erano considerate ovviamente troppo promiscue. E quindi gli abiti erano come questo, molto dritti, senza quasi accenno di forma, soprattutto se andavano indossati come intimo. Questo che ho addosso è, come vi ho detto prima, lo stesso di quello bianco. Veste esattamente come se fosse un sacco, ha solo un po' dal lato questo triangolo che gli permette di svasare un po' la gonna, però per il resto non è molto succinto, non forma le classiche forme, quelle di qualsiasi donna, quindi è proprio medievale per questo. Per inciso, sopra questi due abiti andrebbe quest'altro soprabito, in base anche alla stagione cambiava ovviamente il suo tessuto, quindi questa è la parte estiva ed è cotone, la parte invernale invece sarebbe in lana, quindi c'erano due strati sotto più un terzo strato sopra. Immaginate un po' quanto caldo può fare l'estate. Anche perché nel Medioevo, soprattutto dal 1300 in poi, le temperature sono scese drasticamente, quindi faceva veramente più freddo di quanto fa adesso. Quindi avevano molti strati, infatti si vestivano, come diciamo oggi, a cipolla. Sono tutti stati acquistati, anche questo, da Web Celtic Merchant, e nonostante questo sia un po' scolorito per il sole, per il caldo, perché normalmente noi andiamo in giro con temperature allucinanti durante le mattine, nonostante sia un po' scolorito, comunque gli abiti non si sono assolutamente sgualciti e sono ancora perfettamente intatti, come se fosse il primo giorno che li abbiamo acquistati. Ed è per questo che noi continuiamo a comprare da quel sito. Questo invece è molto diverso dagli altri, come potete notare, sia per il doppio colore, sia proprio per la stoffa, che è viscosa, quindi non è cotone, non è lino, è proprio tutto un altro tipo di materiale. Ha le maniche larghe a sbuffo, quindi è più verso la fine del Medioevo, verso, diciamo, la metà, quindi il 1400-1500. Anche se potrebbe andare bene per la fine del Medioevo, comunque ha uno stile molto più sul fantasy. È stato acquistato, come la casacca dell'altro video, per un evento che non era medievale, comunque erano i primi eventi che facevamo. Infatti è stato acquistato anche questo da Storia e Magia a Roma, l'altro vi lasciamo sempre qui tutti i link, l'altro negozio di cui ci siamo riforniti. Comunque è un abito che tuttora fa il suo lavoro e viene utilizzato tutte le volte. È molto più caldo essendo viscosa rispetto agli altri, infatti lo uso quando fa freddo, la sera, quando questi sono sporchi e non li posso riutilizzare. Una curiosità sugli abiti:
Ho scoperto, studiando della storia degli abiti per le donne, che oltre ai colori, come abbiamo raccontato l'altra volta, che distinguevano, e dalla rifinitura dei vestiti che separava completamente le persone meno, diciamo, ricche da quelle molto ricche, c'era anche la lunghezza del vestito. Più era lungo a coprire le scarpe, più significava che questa persona aveva soldi. Più era corto, quindi se l'abito arrivava sulle caviglie, voleva dire che erano persone comuni, quindi contadini o comunque del popolo. Questa è una piccola curiosità carina che ogni tanto scopriamo cose. Una seconda curiosità molto particolare, anche questa molto controversa, riguarda i pantaloni utilizzati dalle donne. Non si sa per certo se nel Medioevo le donne utilizzassero i pantaloni, o perlomeno non si sa se nell'Europa occidentale, in Italia, le donne usassero comunemente i pantaloni. Si sa che nell'Est Europa venivano utilizzati tantissimo per via proprio dell'andare a cavallo, perché sono molto più comodi. Ma da noi è un qualcosa che si sta ancora studiando. Si pensa potessero essere utilizzati dalle donne di facili costumi, però effettivamente anche da noi, nelle iconografie, spesso non si capisce tanto bene il sesso di una persona, se maschio o femmina, quindi noi pensiamo che, soprattutto durante i viaggi, durante gli spostamenti, non solo su carrozze, ma anche sul cavallo o a piedi, le donne potessero utilizzare dei pantaloni perché effettivamente molto più comodi. Come avete visto anche nei video del trekking che abbiamo postato, comunque la gonna limita tantissimo i movimenti nei viaggi. Quindi questa teoria è nata proprio dal nostro esperimento. Avendo provato sia questo bianco che questo marrone, mi sono resa conto che quello bianco è estremamente limitante perché, come ho detto già prima, è molto a forma di sacco. Quindi le gambe si muovono veramente poco. Questo qui, per esempio, già è molto più largo e quello ancora di più. Però, dato che comunque, come ho detto poc'anzi, dovevano essere indossati entrambi, era comunque molto più scomodo viaggiare in questo modo piuttosto che dei pantaloni. Ovviamente, come abbiamo detto tante volte, non esistevano dei pantaloni per le donne. Quindi magari la donna, se era ovviamente sposata o comunque aveva un compagno, poteva rubargli, tra parentesi, i pantaloni e quindi camminare molto più facilmente o anche travestirsi da uomo. Perché? Perché, come sapete, magari viaggiando si andava incontro a briganti, a persone comunque non proprio buone e quindi era facile individuarle vestite in un certo modo. E magari mimetizzarsi e camuffarsi da uomo rendeva meno facile un possibile attacco, perché ovviamente si sapeva che la donna poteva essere meno fornita di armi o meno attaccabrighe di un uomo, quindi magari era una preda più facile. Come abbiamo detto prima, quindi ci si vestiva a strati. L'ultimo strato che copriva tutti questi vestiti era ovviamente la pellegrina. Voi nell'altro video avete visto l'altra, che è la sorella gemella, marrone. Questa invece è la mia, che è nera. Ovviamente, essendo sorelle gemelle, sono esattamente uguali, tranne che nel colore, ma sono perfette, la stoffa è perfetta, fanno il loro dovere coprendo dal vento, è perfetta e non ho altro da dire su questo indumento che secondo me era un'invenzione formidabile del Medioevo perché non solo copriva appunto il capo in una maniera perfetta, ma copriva anche questa zona qui delle spalle che spesso è a rischio, come potete vedere, di infiltrazioni di vento. Comunque, ulteriore copertura, oltre la pellegrina, naturalmente potevano essere i mantelli. I mantelli che sono stati realizzati da questa bravissima sarta che salutiamo e vi lasciamo il link del suo canale. Il suo canale si chiama L'apprendista sugli spilli e lei è veramente formidabile. Questo che vedete con il cappuccio è il mio, l'altro è di Daniele. Io ho preferito farlo col cappuccio perché essendo molto freddolosa, quando fa freddo mi copre completamente e lei ha applicato anche questi bellissimi bottoni
essendo noi dei mercanti, e quindi cominciare a mostrare di avere i soldi in qualche modo è importante. Così il mio ovviamente si chiude qui, adesso non lo faccio, sono entrambi di lana, sono caldissimi e perfetti per quando fa freddo o semplicemente quando scende la brina. E fidatevi che quando scende la brina e siete al freddo e al gelo dopo tutta la giornata si sente e quindi sono un po' pesanti ovviamente essendo fatti di lana. E niente, quindi questi sono i mantelli e noi la ringraziamo tantissimo ancora perché sono favolosi. Grazie Francesca di tutto perché sono veramente spettacolari. E anche i colori sono stati scelti ovviamente non a caso. Questo è un blu molto intenso ed è molto bello, perché erano persone con i soldi, quindi bisognava far vedere anche dal mantello che si avevano un sacco di soldi. Anche perché spesso le persone comuni, i contadini, non avevano proprio possibilità di avere un mantello, perché essendo poveri i mantelli costavano tanto, perché era tanta la stoffa che dovevano utilizzare. La differenza invece con il mio sta proprio nei disegni, non so se riesco a farveli vedere, e nel fatto che una volta indossato il mio non ha i bottoni ma viene semplicemente fermato da una fibula, e ovviamente anche la fibula, anche questo spillone, chiamiamolo così, serviva per dare un'importanza in più mentre si indossava un capo. Ovviamente i colori non sono stati scelti a caso, come diceva lei, anche perché sia il blu molto scuro, sia anche il nero, ancora di più il nero, in alcuni periodi del Medioevo era visto come un colore da ricchi, ma un colore per chi aveva un'umiltà molto elevata. Quindi ho i soldi, ma sono umile, mi mantengo umile, insomma. E che io ringrazio Francesca per il mantello perché è fighissimo, tra l'altro non si impiglia neanche all'interno di Rovi quando facciamo gli eventi magari in zone un po' più di campagna o vicino proprio i Rovi, appunto, non si impiglia. E niente, andate a vedere il suo canale perché è molto interessante. Come ultima parte del vestiario, ma non meno importante, vi erano gli accessori. Gli accessori ovviamente andavano dalle scarzelle ai sacchetti portamonete, che venivano ovviamente nascosti all'interno degli abiti e non messi alla cinta come facciamo noi, ma questo sicuramente l'abbiamo detto anche l'altra volta. Probabilmente sì. Poi le scarpe erano quasi sempre un misto tra delle scarpe comuni come queste o degli stivaletti, che andavano comunque sempre in base al ceto sociale e ai soldi. Variavano di poco, nel senso i modelli erano molto base ed erano quelli, non avevano colori sgargianti o comunque troppe decorazioni vistose come invece verrà fatto successivamente o viene fatto oggi. Spesso c'erano delle piccole differenze tra una scarpa comune, diciamo una scarpa per tutti i giorni, ed una scarpa da viaggio. In alcuni casi chi era veramente molto 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 povero e decideva comunque di fare un pellegrinaggio poteva andare scalzo proprio perché aveva un unico paio di scarpe e quello doveva bastare. E iscrivetevi, commentate, mettete like, supportateci e sopportateci. Se vi piace quello che facciamo fatecelo capire con tanti like e tante visualizzazioni. E che dire di altro? Arrivederci. Grazie di tutto. Ciao.